di tutto grazie al sindaco di Ariano, grazie al presidente Stella, grazie a Enrico Borghi, a Sabrina Lucatelli per aver organizzato queste due giornate così cariche di temi, di riflessioni sullo sviluppo delle aree interne. Grazie per l'invito a essere qui, e anzi io vi chiedo scusa perché per impegni istituzionali poi dopo il mio intervento dovrò lasciarvi, però nel chiedervi scusa devo anche confessarvi una forte invidia, perché ho conosciuto oggi, a mia vergogna, solo oggi ho conosciuto Ariano. Il sindaco è stato molto gentile, mi ha accompagnato a fare un giro per il borgo, e devo dire che sono rimasto senza fiato. È bellissimo, e quindi la mia invidia, perché voi avrete l'occasione di stare qui oggi e domani mattina e potrete godervelo come mi sarebbe piaciuto anche a me farlo, ma tornerò magari in veste una veste più privata, perché il desiderio a questo punto di conoscere bene Ariano è molto forte. E devo dire, bello che questa, lo diceva prima Marcello Pittella, che questo incontro si svolga qui, come dire, un po' punto di riferimento della strategia nazionale delle aree interne. Una strategia che coinvolge il nord del nostro paese, il centro e il mezzogiorno, perché in tutto il nostro paese ci sono aree interne che hanno subito nei decenni passati un divario che si è andato allargando in termini economici, in termini di popolazione, rispetto alle aree, diciamo, più sviluppate e che più hanno fatto da fattori di attrazione. E qui abbiamo ad Ariano, è bello che sia oggi da tenere incontro, anche perché abbiamo un esempio importante qui ad Ariano di investimento pubblico da parte dell'amministrazione comunale per lo sviluppo di questo territorio, perché insomma nel visitare Ariano ci si rende conto di un investimento vero che va avanti da anni per valorizzare la bellezza di questo borgo, per valorizzare la memoria storica di questo borgo, per valorizzarne la sua attrattiva culturale. Penso ai poli museali che il sindaco mi ha fatto visitare oggi, molto belli. E quindi qui noi abbiamo l'esempio di uno dei modi, certamente un modo molto importante, per dare un futuro a un borgo di un'area interna, per far crescere la comunità, per far crescere attività economiche private, grazie ad un intervento pubblico che gli dà una coerenza, che gli dà un significato generale di sviluppo per tutta la comunità. Quindi qui abbiamo un esempio importante. Ora noi dobbiamo mettere a sistema quello che si è fatto qui ad Ariano con quello che stanno facendo gli altri sindaci dell'area cosiddetta della montagna materana, che pure ho incontrato oggi, in una strategia complessiva di quest'area che ne metta a frutto la bellezza paesaggistica, la produttività della sua agricoltura, la peculiarità della sua agricoltura, le potenzialità di valorizzazione culturale,
E questa strategia che deve creare questa sinergia tra i vari comuni che compongono quest'area interna ha bisogno, come dire, di due perni chiave. E questo vale, come voi mi insegnate, per tutte le aree interne che voi qui rappresentate, sia al nord, sia al centro, sia al sud del nostro paese. Per un verso noi abbiamo bisogno di rafforzare i servizi a disposizione dei cittadini che vivono nelle aree interne. Penso prima di tutto a alcuni servizi fondamentali che consentono di pensare una propria vita, una propria famiglia, di mettere su famiglia e vivere qui, nelle aree interne. Servizi essenziali come, prima di tutto, la scuola e i servizi sanitari. E sono in corso nelle vostre aree diverse sperimentazioni che si adattano alle caratteristiche specifiche, perché poi sono molto diverse le aree interne che compongono la strategia nazionale e quindi hanno soluzioni diverse, risposte diverse. E quindi abbiamo per esempio in alcune aree dal punto di vista scolastico la sperimentazione di costruire un'aggregazione scolastica che serva diversi comuni. Questa può essere una soluzione in alcune aree, che ha il pregio, per esempio, di consentire di superare situazioni tipo pluriclasse nella stessa aula, no? Cose di questo genere, e quindi di migliorare il servizio di istruzione. Questa è una possibile soluzione, ma poi ognuno di voi sta pensando, sperimentando altre soluzioni. Oppure penso per i servizi sanitari al bisogno di collegare le grandi strutture sanitarie ospedaliere, per esempio, che hanno una loro dimensione ottimale, questo ce lo dice ormai la medicina basata sull'evidenza, che hanno una loro dimensione ottimale, con però il bisogno di avere distaccati dei punti, per esempio di diagnostica per immagini e così via, no? Che consentano di effettuare appunto le diagnosi immediatamente, in tempo reale, in tempo utile. E qui poi collegamenti, e qui vengo al tema del trasporto, lo prendo adesso dal lato sanitario, ma ovviamente non c'è solo quello, che consente in certi casi di raggiungere rapidamente la struttura sanitaria di riferimento. Il tema del trasporto è il terzo dei servizi chiave, qui passa per la viabilità, passa per i servizi di trasporto pubblico locale, e servizi da una parte e individuazione delle vocazioni produttive di un territorio. Ho fatto l'esempio qui di Aliano, ma naturalmente ci sono esempi diversi che puntano su attività diverse. L'importante è trovare la vocazione o le vocazioni produttive di un territorio in modo che per i giovani di quel territorio abbia un senso fare un piano di vita nella loro terra, un piano di vita che è fatto di possibilità di lavorare in modo soddisfacente qui nella mia terra, ho la possibilità di mettere su famiglia, ho i servizi per questo e così. Questa ispirazione, come ispirazione di fondo, poi ripeto, l'articolazione è infinita, nel senso che sono soluzioni diverse territorio a territorio, però questa ispirazione è l'ispirazione della strategia nazionale delle aree interne. E l'altra ispirazione è un'ispirazione, come dire, di metodo molto importante. Siamo tutti consapevoli nell'organizzare questo lavoro che i sindaci nel loro rapporto con la comunità locale sono i protagonisti, che i sindaci sono il cuore pulsante della democrazia italiana, perché sono a diretto contatto con i bisogni dei loro cittadini. E quindi la strategia delle aree interne
fa perno su di loro e cerca di costruire un coordinamento a livello locale, ma un coordinamento che poi gli lega a livello regionale, quindi è importantissimo, lo ricordava Marcello Pittella, il ruolo della regione, pensate ai servizi sanitari, ai servizi di trasporto, agli stessi servizi scolastici, ma anche una connessione a livello nazionale. Qui consentitemi di ringraziare Enrico Borghi e Sabrina Lucatelli per il tutto e Marta Leonori per il Formers per il grande lavoro che stanno facendo di coordinamento complessivo, di stimolo e di coordinamento, ma nella consapevolezza, ripeto, che i sindaci sono i protagonisti di questa strategia. E allora, a che punto siamo? Siamo che è un percorso difficile, tutti noi ne siamo consapevoli, le risorse ci sono e continueremo a metterle sulla strategia delle aree esterne, via via che andremo avanti nella costruzione delle strategie. In questo momento abbiamo 11 strategie già approvate, 2 che sono in corso di approvazione, in realtà 3, perché anche la montagna materana è vicina all'approvazione, quindi 3 che sono in corso di approvazione e poi le altre che sono ancora in una fase più intermedia e qualcuna in una fase iniziale di costruzione. Dobbiamo passare rapidamente per le strategie già approvate agli accordi di programma che ci consentono di sbloccare definitivamente le risorse. Una volta firmato l'accordo di programma 4, le risorse sono disponibili e si può cominciare a tirare sulle risorse per fare gli interventi che con Enrico e con Sabrina stiamo ragionando sulle anche le semplificazioni amministrative e procedurali che ci consentono di accelerare il mondo, in modo che i primi segnali forti, concreti, cose che vengono fatte effettivamente in base alla programmazione che voi vi siete costruiti, che voi avete costruito, si possono vedere, i cittadini li possono vedere, tutti noi possiamo vedere il frutto di quel lavoro. Ripeto, questa è l'ispirazione complessiva, i passaggi che ci attendono. Voi in questa queste due giornate discuterete, ho visto in modo molto approfondito, l'articolazione della strategia nelle diverse realtà che corrispondono alle aree interne del nostro paese. Sono sicuro che sarà un lavoro importante, un lavoro che ci darà molte indicazioni su come procedere, su come accelerare nell'attuazione della strategia. Aggiungo solo una cosa con riferimento alla Basilicata e al Mezzogiorno, perché quello che adesso dirò è importante anche per il centro-nord. Io credo che sia bello che oggi siamo qui, sia per il significato, sia per quello che si è fatto e sta facendo qui a Bergamo, detto prima, sia perché siamo in Basilicata. La Basilicata è un esempio forte, importante, delle potenzialità che il Mezzogiorno ha. Siamo tutti consapevoli naturalmente delle difficoltà del Mezzogiorno, no? Delle difficoltà che si vivono anche in Basilicata. Quindi non vogliamo parlare, non stiamo parlando di magnifiche sorti e progressive, di un ottimismo scriteriato, però dobbiamo essere consapevoli che a quelle difficoltà possiamo trovare risposta, perché le potenzialità ci sono e la Basilicata ce le rappresenta. Non è un caso che il ritmo di crescita di quell'indicatore sintetico, che poi ha tanti limiti, però qualcosa ci dice che il prodotto interno lordo in Basilicata sia particolarmente accentuato negli ultimi anni, le esportazioni dalla Basilicata pure, la formazione di posti di lavoro, ancora ci sono troppi di
disoccupati, troppi giovani che cercano lavoro, però queste cose si cominciano a sentire. La Basilicata ci dice che il Mezzogiorno ha delle grandi potenzialità e il dovere della politica, il dovere del governo, il dovere della regione, il dovere di voi sindaci è fare in modo che quelle potenzialità si esprimano. E quelle potenzialità non servono solo alla Basilicata e al Mezzogiorno, ma servono a tutto il nostro paese, perciò vi dicevo che era rivolto anche al centro-nord questa osservazione. Perché il nostro paese ripartirà fino in fondo, come deve ripartire, e potrà essere un protagonista della scena internazionale, come deve essere, è uno dei tre grandi paesi fondatori dell'Europa, dell'Unione Europea, se anche il Mezzogiorno riparte. E quindi noi abbiamo bisogno che queste potenzialità del Mezzogiorno si esprimano. È anche per questo che lunedì prossimo a Matera, e anche questa scelta non è casuale, così come la scelta di Aliano per l'incontro sulle aree interne, a Matera lunedì prossimo con il Presidente del Consiglio teniamo un incontro sulle strategie per il Mezzogiorno, siete tutti invitati a partecipare a questo incontro, non è casuale la scelta di Matera, naturalmente il primo riferimento a Matera 2019, capitale della cultura, e il secondo riferimento è alla Basilicata come cuore pulsante del Mezzogiorno, come punto di riferimento del Mezzogiorno. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro, i frutti di questo vostro lavoro ci serviranno moltissimo. Grazie.